wedding, consigli fotografici e non solo. Eccoci ragazzi, benvenuti all'appuntamento in cui mi piace condividere con voi quello che possono essere le difficoltà di tutte le coppie quando si avvicinano al matrimonio. Oggi vi parlerò di tre cose fondamentali che i clienti devono considerare quando decidono di ingaggiare un fotografo. Senz'altro per il tuo matrimonio vorresti, tanti mi chiedono, Dino, sai, per il mio matrimonio vorrei delle fotografie naturali, spontanee, capaci di emozionarmi. E il primo pensiero quindi giustamente è quello di mettersi subito in cammino e trovare il fotografo giusto. E quindi si inizia a girare su internet, sui vari forum, e quindi trovare proprio quello che uno reputa il fotografo giusto per sé. Ma questo non è sufficiente. Sapevi che non basta semplicemente ingaggiare un fotografo in gamba per avere un certo tipo di fotografie? Per quanto riguarda un fotografo, può essere esperto quando volete, di qualità e capace di realizzare un reportage d'autore. Di certo però non può andare oltre certi limiti. Vediamo allora le tre cose che tu, sposa, puoi fare per metterti il tuo fotografo, per mettere il tuo fotografo nelle condizioni migliori e regalarti le immagini che vorresti. Prima cosa, empatia con il tuo fotografo. Non basta scegliere il fotografo solo sulla base delle fotografie che scatta. Ci vuole quel quid in più. Prova ad immaginare come ti sentiresti se dovessi farti fare da uno sconosciuto delle fotografie di coppia insieme alla persona che ami. Sicuramente potresti sentirti in disagio e ciò potrebbe creare una piccola barriera tra te e il professionista. Quel sorriso che solitamente tu e la tua ragazza, tu e il tuo ragazzo avresti quando guardi, quando ti scatti le fotografie, verrebbe smorzato perché dall'altra parte c'è una persona che ti sta puntando una macchina fotografica contro e non ti mette a proprio agio. Ti può capitare, ti sarà capitato senz'altro. Per questo, durante un appuntamento con il fotografo che stai per ingaggiare, punta a scoprire di più su di lui in quanto persona. Lascia per un attimo la foto da parte e cerca di comprendere se tra di voi e il fotografo sta nascendo un'empatia. Solo se pensi che possiate fare l'uno per gli altri, allora comincia a valutare anche i suoi lavori. Sarà più facile ritrovarsi se il servizio fotografico fosse realizzato da una persona con cui ti senti bene e della quale ti fidi. Io nei miei primi contatti con le mie future coppie cerco sempre di conoscere le persone che ho davanti, ciò che desiderano e quello che proprio non fa per loro. È importante per me fare questa sorta di incontro perché mi permette di raccontare solo i matrimoni delle persone con le quali si crea una certa sintonia, perché solo così so che posso offrire a loro delle fotografie emozionanti. Secondo punto, arriva preparata. Quante volte sei stata fotografata da un professionista? Se una delle prime volte potresti sentirti un pochino imbacciata, imbarazzata. Non sapresti cosa fare e faresti senz'altro fatica, almeno all'inizio, a capire come funziona il rapporto fotografo-sposa. Per questo motivo io tendo a consigliare sempre il regalo un servizio prematrimonio accoppiato al servizio matrimoniale, perché ci prendiamo qualche ora da spendere in un luogo al quale tenete per scattare delle fotografie di coppia. In tal modo ti abitui alla mia presenza, a quella della fotocamera, della videocamera, e cominci ad entrare in sintonia e soprattutto alla fine avrai ben chiaro come funziona ed il giorno del matrimonio saprai esattamente cosa fare e ti concentrerai esclusivamente sulla cosa più importante. Quale? Pronunciare il tuo sì. E non è poco. Terzo punto, goditi quel momento. Molte spose hanno paura di essere rapite dai fotografi per fare gli esterni, per fare le sessioni, quelle interminabili sessioni fotografiche che ruberanno le parti più belle della loro festa. Hanno ragione. Sapevi che molte spose, per esempio, non consumano l'aperitivo per scattare le fotografie? È importante che tu scelga un fotografo in grado di fare le fotografie nel momento giusto, nel momento corretto, senza rubarti tempo alla tua meravigliosa location, alla tua meravigliosa festa.
Abbandona per un attimo la grande confusione della festa e prova a vivere quegli attimi come dei momenti in cui siete solo voi, tu e sei solo tu e il tuo sposo. Quanto sarebbe bello potersi staccare per un attimo da tutti gli invitati e dedicarvi solo a voi stessi. Certo, state accompagnati dal fotografo, ma se avete scelto quello giusto, sarà un momento piacevolissimo. Dare la possibilità agli sposi di vivere al meglio il proprio matrimonio è per me fondamentale, è una delle cose più importanti. Per questo le fotografie di coppie durano solitamente, i miei esterni, massimo 20 minuti. Per questo io, quando le coppie vengono da me, dedico circa 20 minuti solo a un piccolo aperitivo, così per conoscerci meglio. Quindi è fondamentale questo briefing per capire chi si ha di fronte. Perché le fotografie che sogni non si scattano per caso, ma nascono solo se segui questi tre passaggi. E se ti stai chiedendo se io possa essere la persona giusta per il tuo matrimonio, tutto quello che devi fare è mandarmi un messaggio, chiamarmi. Insieme scopriremo se posso fare a caso vostro. E vi faccio una promessa, che se insieme non capiamo di fare l'uno per l'altro, vuol dire che onestamente vi direi di no. Ci siamo conosciuti e vi regalo il mio libro, così almeno lo potete utilizzare per organizzare il vostro matrimonio. Grazie per il vostro ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata. Salve a tutti!